Buongiorno, ciao a tutti, spero che siate tutti bene, ben ritrovati. Siamo qui con un altro appuntamento del nostro calendario dell'avvento della cura di sé e quello di cui ho voglia di parlarvi oggi è il tema dell'ascolto, dell'ascoltare, inteso in due sensi. Il primo, che mi piacerebbe discutere molto velocemente con voi, è l'ascolto che riguarda l'ascolto degli altri quando parlano, perché molto spesso, questo succede sicuramente a me, quando qualcuno mi parla, quando qualcuno mi dice qualcosa, io mi rendo conto che ho già nella testa l'idea di quello che questa persona vuole dirmi, cioè ho un preconcetto in qualche modo, a volte pure anche un pregiudizio, e quindi mi lascio influenzare dalla mia idea relativamente a quello che quest'altra persona o queste altre persone al plurale mi vuole o mi vogliono dire. Ecco, quindi l'attenzione di oggi riguarda proprio questo, il provare ad ascoltare quello che gli altri ci dicono senza alcun filtro da parte nostra. Provare a sentire e quindi ad ascoltare quello che le altre persone hanno da dirci in modo pulito, in modo assolutamente disinfettato da ogni tipo di idea che possiamo già avere. E questo è il primo senso. Il secondo riguarda l'ascoltare il mondo che ci sta intorno, soprattutto in questo periodo, che è un periodo, non serve dirlo, ripeterlo, difficile, periodo nel quale abbiamo molte limitazioni, abbiamo vissuto e stiamo vivendo moltissimi cambiamenti della nostra vita, delle nostre abitudini e anche delle nostre percezioni. Ecco, l'idea di ascoltare tutto quello che ci sta intorno e quindi praticamente ascoltare, per esempio, i rumori della nostra casa, che molto spesso diamo per scontati, ma che in realtà non lo sono, oppure se stiamo camminando anche in città, i rumori del traffico, i rumori delle macchine, non dandoli per scontati, o, cosa ancora più bella e interessante, i rumori della natura. Ad esempio, avete fatto caso al fatto che gli uccelli, nel cielo cantano continuamente, alla mattina cantano in un certo modo, alla sera cantano in un certo altro. Poi, certo, non è che possiamo distinguere il canto dei singoli uccelli, però possiamo sentire che i canti sono diversi. Ecco, con questo esercizio di percezione, stimoliamo, o meglio, ristimoliamo uno dei nostri sensi più importanti, perché non dimentichiamoci l'importanza dei sensi, di cui ho già parlato in un altro video. I sensi ci hanno permesso di arrivare qua, perché i sensi hanno permesso all'essere umano di sopravvivere, di mettersi in salvo, di togliersi dai pericoli. E quindi riprestare attenzione, ieri abbiamo parlato della vista, dell'udito oggi, quindi riprestare attenzione ai sensi dei quali siamo dotati, salvo patologie che magari qualcuno può averla, quindi questo è un altro discorso. E il prestare attenzione a queste capacità percettive di cui siamo dotati naturalmente e biologicamente ci può sicuramente aiutare a ritornare dentro di noi, a interiorizzare una percezione, quindi a cogliere uno spunto esterno, portarlo verso l'interno, che è la cosa che dovremmo fare sempre con tutto, e rielaborarlo. Ecco, questa fase di trasformazione porta sicuramente a qualcosa e porta sicuramente ad un prendersi cura di noi stessi, per ciascuno declinato in modo diverso, naturalmente, perché per fortuna siamo tutti diversi. Però l'esercizio di oggi è questo: prestare attenzione alle cose che ascoltiamo, ascoltarle con attenzione, quindi ascoltare le parole che gli altri ci dicono senza filtrarle, e ascoltare i suoni di ciò che ci sta intorno. Questo è l'esercizio per oggi. Bene, come sempre, aspetto i vostri commenti che mi fanno molto piacere. Grazie, per la vostra partecipazione e vi do appuntamento a domani e vi auguro una bellissima prosecuzione della vostra giornata. Ciao, grazie.